Oggi ho affrontato il tema più strettamente relativo alle tecnologie di approccio alla riqualificazione energetica ambientale degli edifici storici. Possiamo forse declinare il mio intervento in tre ambiti. Il primo è relativo ai sistemi di valutazione e simulazione della performance energetica degli edifici storici. La seconda parte affrontava invece la capacità di fare politiche, indirizzare le politiche di programmazione soprattutto degli enti pubblici che comunque hanno a disposizione un patrimonio storico tutelato di un certo interesse. La terza parte del mio intervento riguardava le tecnologie di intervento. Abbiamo oggi a disposizione prodotti e sistemi di intervento assolutamente impensabili fino al 2005, anno nel quale è partita un po' tutta l'attenzione, almeno italiana, all'efficienza energetica. Sul primo aspetto relativo alla valutazione del comportamento reale, ci sono due considerazioni da fare. La prima è che gli strumenti di simulazione, i software a disposizione, non sono stati pensati specificatamente per la valutazione del comportamento dell'edificio storico e quindi vanno in qualche maniera indirizzati, vanno modificati, vanno resi conformi affinché restituiscono davvero la prestazione, il consumo reale dell'edificio. Sul secondo punto, relativamente alle scelte preliminari in fase decisionale di programmazione degli interventi di retrofit energetico, noi abbiamo sviluppato prima per l'housing sociale, poi proprio per i borghi storici e adesso per il patrimonio dell'edilizia universitaria ferrarese, un protocollo speditivo di valutazione che permette, con l'inserimento di pochi dati, di avere delle performance energetiche con un certo margine di errore, ma di averle velocemente e speditamente. Sull'ultimo aspetto, le tecnologie disponibili, la ricerca fa passi da gigante, sia la ricerca aziendale, ma anche quella di enti e istituti di ricerca privati o pubblici. Infine, citavo prima l'integrazione impiantistica, due soli esempi: il fotovoltaico, sono stati messi di recente in commercio dei vetri anche trasparenti che catturano la radiazione luminosa, non quella diretta, possono essere utilizzati nelle finestre di un qualsiasi centro storico per produrre energia elettrica. Oppure il caso della ventilazione meccanica controllata.